cut it up like this. Salvatore Caronia, direttore del Casinò Giochi del Titano di San Marino. Conosciamoci un po'. Lei è direttore di questo casinò e che ospita per la seconda volta il People's Poker Tour. Sì, tanto precisiamo che non siamo un vero e proprio casinò, ma insomma siamo autorizzati ovviamente dallo Stato. La nostra è una società dello Stato autorizzata nell'esercizio dei giochi della sorte e siamo felicissimi di avervi ospitato nella nostra nuova Poker Room che è stata inaugurata nel 2011, che credo sia bella, che piaccia e è stata fatta proprio per i giocatori del poker. Quindi è stata pensata per loro. Sì, esattamente. Siamo felicissimi di avervi ospitato, visto che ha avuto un grandissimo successo questo vostro evento. Spero di riavervi ancora tra di noi e tutto sommato ci teniamo perché il nostro obiettivo è quella di farla diventare un po' il centro del poker dell'Italia e quindi stiamo puntando a questo. E all'interno del panorama, ecco, appunto, italiano, anche degli altri casinò, come si posiziona San Marino? Beh, appunto, San Marino, ripeto, un po' per la sua collocazione geografica, che sicuramente è messa bene perché comunque è una realtà vicina al centro, siamo sostanzialmente vicinissimi a Rimini, raggiungibilissima sia per autostrada che per collegamenti aerei, e quindi diciamo questo è un nostro punto di forza, ma i nostri punti di forza poi sono anche i servizi che noi offriamo. Credo che sulla qualità sia professionale dei nostri dealer, che abbiamo tutti, voglio dire, qualificato noi attraverso una scuola e quindi, voglio dire, anche di questo siamo orgogliosi, ma anche della struttura che punta soprattutto alla qualità dei servizi nei confronti dei clienti. E in che modo può magari raccontarci e tirare fuori un punto di forza del People's Poker Tour che ha avuto modo di osservare anche un po' in questi giorni? Oggi siamo al day 3, quindi ci avviamo alla fase finale. Assolutamente sì, come ho detto anche ai vostri responsabili, io credo che voi stiate facendo una politica corretta, cioè quella di ritornare a quello che era in origine il poker. Io un po' me ne vanto perché essendo da ormai quasi 20 anni in questo settore ed essendo stato all'epoca nel Casinò di Sanremo il direttore e avendo ospitato il primo poker live in Italia, so come è partito il poker, quali tradizioni il poker ha avuto negli eventi live. Credo che la vostra caratteristica sia quella di coniugare perfettamente il sistema online col sistema live e avete infatti un ottimo successo e questo dipende sicuramente da aver ripreso in mano questa tradizione. Bene, allora speriamo di essere ospitati ancora magari in questo casinò e di contribuire a migliorare anche la collaborazione insieme. Sicuramente sì, stiamo migliorando di giorno in giorno anche in termini di sinergia e anche in termini di progetto di sviluppo. Ne abbiamo parecchi in cantiere, so anche voi, e quindi la sinergia non può che portarsi successo ad entrambi. Grazie mille. Grazie a voi.